Le riprese che ho fatto durante le vacanze con il mio DJI Air 2S sono veramente belle. Per coloro che ancora non hanno tanta esperienza, beh, può sembrare che dietro alla base ci sia un sacco di ore di allenamento e ci voglia una grande manualità per ricavare delle clip così belle. Ma invece in questo video ti spiego come fare, come semplice e alla portata di tutti. Rimango sbalordito dalla qualità di queste riprese. Sono fatte veramente bene, sembra che dietro ci sia un professionista, ma io non sono un professionista, io sono come uno di voi e non è che abbia tutte queste ore di volo alle spalle. Sì, bene, da tanto che pratico questa passione, però ragazzi, anche se non avete tanta esperienza, in questo video vi spiego come è possibile fare delle riprese di livello professionale. Non tutti i droni DJI hanno questa funzione. Questa funzione è riservata soltanto ai droni di fascia più alta. Partiamo però anche dai droni piccoli come il Mini 3 Pro, che ha questa funzione. Il Mini 3 normale non ha questa funzione. Passando oltre troviamo l'Air 2, l'Air 2S che hanno questa funzione Spotlight e tutti i droni della serie Mavic 3 naturalmente. Quindi ricapitolando, Mini 3 Pro, Air 2, Air 2S, Mavic 3 in tutte le versioni. Questi sono i droni che ci consentono di fare queste riprese con questa funzione che andremo a vedere oggi. Quella che andremo a vedere in questo video è la funzione Spotlight. In questo modo potete far ruotare il drone attorno a un soggetto principale, mantenendolo al centro della scena e allontanarvi, avvicinarvi e rendere tutto fluido, bello, pulito e dinamico. Bene, come fare? Ve lo spiego velocemente, però per questo chiedo un aiuto al David che è in questo momento a volare con il drone. Io ci sono! Ciao David! Posso volare? Sì, dai, facci vedere come fare qualche ripresa con questa funzione Spotlight. No, devo associare il radiocomando perché l'ho usato con quell'altro smart controller e quindi lo devo riassociare. Molto bene, siamo in volo con Air 2S. Se vedete l'immagine un po' sbiadita è perché ho impostato in D-Log per avere una maggiore qualità. Andiamo subito a vedere come funziona questo Spotlight. Beh, il primo consiglio è andare a bloccare l'esposizione in un punto dove ci sembra essere quello con l'esposizione corretta. Poi facciamo un riquadro, ad esempio su questo elemento qua. È stato agganciato, come vedete, se io muovo il drone indietro, in avanti, lo faccio salire, guardate, lui continua a tenere l'oggetto al centro della scena. Quindi per andare a ricavare un video interessante, io cosa farò? Ragazzi, vedete, tenterò di contestualizzare un po' il soggetto con tutto quello che ci circonda. Quindi faccio un orbit mandando il drone laterale, lo faccio anche salire un po', guardate come viene bella questa ripresa, sono sopra le piante abbondantemente e il drone sta compiendo un percorso circolare. Adesso l'ho fermato, vedete, io mi riavvicino adesso perché voglio anche riprenderlo dall'alto e in automatico il drone abbassa la gimbal, ecco, lui si gira, vedete,
e in questo modo io posso allontanarlo in quest'altra direzione e andare a aprire lo sguardo su tutto il resto del paesaggio. Guardate bella questa ripresa. Questo è il sistema più facile che uso per fare i miei video. Spero di aver reso l'idea di quanto sia semplice, perché poi non c'è pericolo di sbagliare. Io adesso sto facendo l'orbit nel senso contrario rispetto a prima, però comunque ne esce fuori un'immagine pulita, un video fluido, bello e veramente fatto bene, professionale. E quando ho deciso di concludere la clip, vado a premere naturalmente su stop alla registrazione, tolgo il soggetto dall'inquadratura e riporto il drone dove voglio, nel mio caso alla base qui dove sono io, al punto di decollo. Quindi Davide, io spero di averti un po' reso l'idea di quanto sia semplice fare una ripresa professionale con un drone DJI, naturalmente di quelli che hai detto te poc'anzi. Quindi ti ripasso la linea. Io spero che questo video vi sia sembrato interessante e che magari abbia aiutato qualcuno a scegliere un drone che magari abbia questa funzione. Se ancora non siete iscritti, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina cliccando qua sotto. Beh, un supporto sarebbe gradito, quindi un like e una condivisione se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo con nuovi video, alla prossima, ciao!